pensa quanto pagò Peter Minuit, un olandese, per comprarsi questa parte del pianeta che oggi noi chiamiamo Manhattan. E pensare che la acquistò da un gruppo di nativi americani che neanche ci vivevano con continuità, erano migranti. Qui per primo, per gli olandesi, è arrivato un certo Hudson, che ha dato il nome anche a quel fiume che vedete qua alla mia destra. Il giorno prima aveva scoperto Koenig Island. La pronuncio così rispetto al Coney attuale perché Koenig, nella lingua degli olandesi, vuol dire coniglio e ne trovo tantissimi. Ma per mettere questa città sulla mappa architettonica bisogna aspettare il 1853. I New Yorkesi secondi non arrivano per natura. 2 anni prima gli inglesi a Londra avevano edificato il Crystal Palace, bellissimo, per la loro esposizione mondiale. Non solo, contestualmente fu presentata un'invenzione piuttosto interessante del signor Otis, l'ascensore. La dimostrazione fu spettacolare, salì e insieme a un assistente si fece consegnare un impressionante coltello e tagliò la fune. Oh, di spavento, e invece lui mostrò che con i ganci di sicurezza quello avrebbe funzionato. Fu la bandiera a scacchi per una straordinaria avventura di urbanizzazione, perché gli architetti salirono sulla torre e si accorsero che questa sostanzialmente era un'enorme laguna. E immaginano un'impressionante Venezia verticale. Infatti, per esempio, nel 1909 costruiscono la Metropolitan Tower, che è la replica esatta del campanile di San Marco. Segue un'estasi architettonica che durerà 120 anni, disordinata, alle volte irrazionale, ma sempre tremendamente eccitante, nel più grande esperimento urbanistico della storia. Se passati dal Flatiron Building, per l'epoca probabilmente il più bello del mondo, 6 ascensori, fino alle Torri Gemelle, che non vedete sullo sfondo e non ho bisogno di spiegarvi perché. E le Torri Gemelle ci portano dentro gli anni 70, tumefatti, sanguinosi, triviali, volgari, ma anche tremendamente vibranti. Nello sport, per esempio, i New York Knickerbockers, ovvero sia la squadra che prende il nome dai pantaloni alla zuava degli olandesi fondatori, vince i suoi primi 2 titoli, che saranno però anche gli ultimi. We have a new NBA champion. Si combatté il match del secolo tra Joe Frazier e un uomo che prima si faceva chiamare Cassius Clay. Ma la città deve combattere anche contro un tremendo blackout e un feroce serial killer nella cosiddetta Summer of Sam, ma risponde con la vitalità tipica di questo posto con 2 generi musicali, la disco e l'hip hop, a conferma che non esiste un posto come New York per influenzare i gusti dell'intero pianeta. C'è una sola eccezione comparabile, l'Inghilterra di metà degli anni 60, ma non a caso. Uno dei principali rappresentanti di quella wave, John Lennon, verrà qui a vivere negli anni 70 e a morirli. New York of the 70s. Buon viaggio.